Dunque, non posso impedire alle istituzioni di manipolare le persone più povere con la pubblicità alle fermate dell'autobus. Non posso impedire al panificio di quartiere di manipolare i propri clienti e i passanti con le false parole del falso virologo superstar. Ma posso destrutturare, decodificare, analizzare e avere senso critico. Analizziamo quindi il volantino esposto dal panificio. Perché se un dermatologo si spaccia per virologo, allo stesso modo, un panettiere si mette a dare lezioni di vita alla povera gente. Quindi, questo volantino qua, che io ho trovato esposto, di cui mi sono, diciamo, ho ottenuto copia, non l'ho trovato dal medico, ma da chi fa il pane, e solo quello basterebbe che facesse il panettiere, deve fare il pane. Dunque, cominciamo con la prima frase che dice: le mascherine proteggono gli altri, non chi le porta. Viene veicolato un falso concetto altruistico. La protezione del mio prossimo è sempre per proteggere me e ci sono tantissimi problemi di cui non ci stiamo occupando, ma che creano dolore a tutti. Cominciamo con il dissesto idrogeologico. Finirà la stagione estiva, arriverà la stagione delle piogge. Sto parlando da Genova, la città dove siamo allenati ad affrontare esondazioni, alluvioni, fango da decenni e decenni per il dissesto idrogeologico. C'è un altro problema che creerà dolore a tutti: l'inquinamento ambientale. Le isole ecologiche sono ancora chiuse nel comune di Genova per volontà del sindaco, lo stesso sindaco che vuole imporci le mascherine. Lo stesso sindaco che vuole imporci le mascherine non ha fatto l'ordinanza per la derattizzazione. Ci stiamo arrangiando palazzo per palazzo. I giovani non sono andati a scuola. Si crea un problema di analfabetismo. Quindi andiamo avanti. Stiamo iniziando a sospettare che il contagio venga in maniera non indifferente da persone asintomatiche. Dunque, l'uso del verbo plurale stiamo è improprio perché non esiste una analisi unanime della comunità scientifica sul tema di questo virus. Iniziamo a sospettare, non è un fatto certo. È una ipotesi e come tale ha una antitesi, cioè un sospetto non è prova, può esistere l'esatto contrario. Questa affermazione, stiamo iniziando a sospettare, è un'affermazione emotiva di chi parla, Burioni. Non una certezza avvalorata da prove e controprove, come vuole il vero metodo scientifico. Una persona che afferma di essere virologo non può deontologicamente, cioè per morale della propria professione, perdere il controllo delle proprie emozioni e trasferirle agli altri. Stai comunicando con 60 milioni di persone in un ruolo, devi badare a come comunichi.
Il sospetto, quindi, la mancanza di certezza che il contagio venga in maniera non indifferente da persone asintomatiche, non è una verità confermata da tutta la comunità scientifica, è una opinione della persona umana Burioni, un'opinione come tante. Per cui in questo momento meglio portarla a tutti per proteggere gli altri. L'uso delle mascherine, allora, deve essere a carico dello Stato, delle istituzioni. Deve essere un dispositivo medico certificato di cui le istituzioni, in quanto responsabili della salute pubblica, si fanno carico sia dei costi che delle controindicazioni. Ogni mascherina deve avere il bugiardino che spiega, così come per ogni altro farmaco, pro e contro. Ma invece vale tutto. Quella fatta all'uncinetto, la bandana, le coppe del reggiseno, gli assorbenti con le ali, il calzino riciclato, e non sto facendo delle battute, io le ho viste con i miei occhi. Per cui in questo momento meglio portarla a tutti per proteggere gli altri, abbiamo detto. Quindi andiamo sotto. In questo momento comportiamoci come se fossimo tutti infetti e comportiamoci di conseguenza. Ora, a parte gli errori di logica della lingua italiana, che sulla bocca di uno che si fa chiamare virologo, ma è un dermatologo, diciamo stonano, si presume che dopo tanti anni di studio o letture, avrebbe dovuto donare a Burioni una migliore capacità espressiva nella lingua italiana. Ma qui abbiamo un fatto molto più grave ancora, una induzione, una manipolazione, una spinta a fare credere alle persone che siamo malate, infette, appunto, come se fossimo tutti infettati, eh? Quindi che siamo malate, infette, ancora una volta senza verifica credibile, confermabile, quindi senza assumersi la responsabilità delle conseguenze sulla mente di persone ignare riguardo al meccanismo con cui ci ammaliamo. Come e perché ci ammaliamo in generale e non solo di Covid-19 è materia di studio e approfondimento da sempre, da quando siamo Homo sapiens, che ci chiediamo come e perché ci ammaliamo. Quindi ci sono due punti di vista importanti su questo tema. Uno è quello meccanicistico e l'altro è quello olistico. Solo su questo argomento, cioè come e perché ci ammaliamo, esistono sul web infiniti materiali divulgativi che in questo video non posso portare o dilungarmi. Approfondite. Presumere che siamo tutti infetti, che siamo capaci di comportarci di conseguenza, no? Come se fossimo tutti infetti e comportiamoci di conseguenza, è colpevolizzazione. Cioè, se ho dei dubbi su quanto mi inducono a pensare, cioè che sono infetto, la colpa è mia che non lo so. No, non funziona così. Sei tu, Burioni, che devi studiare,
cercare risposte. Tu che devi comportarti di conseguenza al tuo ruolo. Noi cittadini non possiamo essere tuttologi. Noi cittadini non abbiamo alcuna colpa riguardo all'esistenza di questo virus. Noi cittadini non abbiamo tagliato i fondi alla sanità, ai posti letto, alla ricerca e alle assunzioni di nuovo personale sanitario. Noi abbiamo fatto un solo errore: credere che esistano poteri buoni, credere nella delega, andando a votare chi in definitiva è sempre il nostro carnefice. Fine della spiegazione. Ora ve lo rileggo tutto. Le mascherine proteggono gli altri, ma non chi le porta. Stiamo iniziando a sospettare che il contagio venga in maniera non indifferente da persone asintomatiche. Per cui in questo momento è meglio portarla a tutti e poi proteggere gli altri. In questo momento comportiamoci come se fossimo tutti infettati e comportiamoci di conseguenza. Beh, Burioni, studia, non prendere per il culo la gente, non colpevolizzare la gente. Nota. Roberto Burioni, un dermatologo di Pesaro, non un virologo. Io, che ho problemi all'epidermide, non mi affiderei mai a questo medico, nemmeno per la sua specialità. Assolutamente no. È una persona emotiva che trasferisce sugli altri le proprie emozioni senza un briciolo di capacità comunicativa e coscienza della responsabilità del tuo ruolo, di quello che dici agli altri. Viene pagato dagli abbonati Rai per ogni sua comparsa in TV. Vedasi l'inchiesta del mensile settimanale L'Espresso per maggiori approfondimenti. Per cortesia. No, non chiedete a me nei commenti, eh? Forza, non fate i pigri. Studiate, cercate. Pensate, siete capaci come me. Allora, caro Burioni, mi vedi? Non è te, mia Burioni. Voglio andare liberamente al mare. Voglio andare liberamente in piscina perché io so prendermi cura della mia salute. Non ho bisogno della tua manipolazione. D'accordo? Questa invece è la bacchetta magica con la quale voglio toccare tutte quelle persone che in questo momento stanno affrontando problemi così grandi, così dolorosi, da avere dei brutti pensieri negativi. State pensando anche voi come me che sia meglio farla finita, che sia meglio buttarsi giù dal primo muraglione che capita, buttarsi giù andando in cima sul tetto del palazzo, usare il gas, insomma, molti pensieri negativi vi stanno attraversando. Io ho passato grandi dolori nella vita, non solo quello di aver dovuto chiudere la mia attività nel 2004, io ho perso anche mia figlia. Conosco profondamente come ci si sente quando si vuole farla finita, d'accordo? Ma questo video è dedicato a me per dirmi forza e coraggio, Cri. Forza e coraggio, Cri, non ti arrendere. Un altro giorno vissuto senza autodistruggerti è una vittoria, una grande vittoria. Quindi con questa bacchetta magica, tac, forza e coraggio a tutti. Non mollate, vivete un giorno per volta, conquistatevi ogni giorno e ditevi: ho vinto io, non mi hanno fatto ammazzare. Buona vita a tutti, buona salute a tutti.